Eh, bella a tutti, ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video, io sono Xiuder e ragazzi anche oggi non possono mancare tutte le notizie riguardanti il futuro di Fortnite e sono delle notizie davvero incredibili, finalmente una domanda che mi fate da mesi, <ride> è finalmente arrivata a una soluzione, il concerto di Scott Travis o Travis Scott non ho mai capito come cavolo si chiama ma ci sono delle novità Pazzesche, addirittura in game, parleremo anche di tante altre cose, ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xiuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con il mio video news insomma ragazzi prima di iniziare lo sapete che ci tengo però tantissimo a farvi la domandina i vostri commenti qua sotto io li leggo e la domanda di oggi non poteva che essere una ma a te quale versione piace di più di Deadpool? Eh sì, dai, perché un applauso ad Epic Games, lo dobbiamo comunque fare. Ieri con le sfide della settimana numero 9, trovate ovviamente il video sul canale, è stato possibile ottenere l'outfit grigio di Deadpool. Se io dovessi scegliere, per quanto mi piaccia con il costume originale... Quell'altro mi piace di più, più sobrio, bianco, nero, bello pulito. Io voto per quello di ieri. Dimmi qual è il tuo preferito qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, siamo già volati al primo post di oggi ragazzi c'è stato un problema con il bundle x force sì perché ieri alle 16 lo shop è cambiato ed è arrivato questo mastodontico bundle 2 eh, in realtà bundle 1 da 3000 e uno da 2500 V-Bucks. in realtà c'è stato un errore se qualcuno di voi dovesse avere acquistato il bundle completo di 2500 riceverà indietro ben 500 V-Bucks perché hanno fatto probabilmente male i conti arriva proprio un post ufficiale sulla pagina Twitter di Fortnite Status che dice appunto c'è stato un errore con il tot dei V-Bucks, costa 2000 non costa 2500 quindi un applauso ad Epic Games per l'onestà aspettiamo di rivedere indietro i V-Bucks qualora li abbiate spesi, devo dire due paroline, non è male come bundle mm, le tizie sono abbastanza carine, lui... Boh, niente, niente di che ci sono alcuni picconi che meritano, e anche le ali sono molto molto belle. Quindi, magari un pensierino potete anche farcelo. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi e sono ovviamente anche ehm, le sfide di Deadpool viste in un'immagine velocissima. Per chi non avesse avuto modo di vedere il video dovete andare nella eh, parte di Mida partendo ovviamente dalla lobby sezione agenti Mida. Troverete come vedete sotto di me nella sua sedia eh, le mutande, i pantaloncini, quello che sono, e poi potrete tranquillamente raggiungere il palazzo più alto di Sabbie per trovare dei pantaloni svolazzanti. Vi mettete lì, li salutate, ci ballate davanti, fate quello che volete, otterrete appunto la versione di Deadpool. E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi, ragazzi. Si parla ancora di. Sì perché Xuder ieri ragazzi aveva i drop attivi per chi ha seguito la mia live su Twitch dalle 8 del mattino fino circa alle 13 ho avuto la possibilità di regalarvi lo spray e l'adesivo delle FN cs Bastava solamente che guardavate la mia live per almeno 30 minuti con un pochettino di volume eh, nel vostro dispositivo e ottenevate appunto eh, questi premi. Non ho ben capito se era una cosa random: nel senso, non tutti li prendevano, ma alcuni sì. Alcuni ragazzi mi hanno ringraziato e mi hanno detto che li hanno ottenuti oppure eh, lo prendevano tutti. Io so di per certo che domenica ci sarà invece la possibilità di ottenere una versione extra per lo skateboard ormai ce ne sono talmente tante eh, io sono in live ovviamente domenica mattina voi passate a fare un salto se ho ancora i drop attivi sono contento di potervi dare un regalo una mini collaborazione Xuder X Fortnite i like i like i like e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi molto importante invece nella patch 12.40 è stato aggiunto anche questo adesivo, un altro regalo che ci verrà dato. Che cos'è questo adesivo? Come vedete, ragazzi, è una lanterna con dei motivi molto particolari e dei colori davvero eh, interessanti. Non è altro che uno spray celebrativo per il ramadan che dovrebbe iniziare intorno al 23-24 aprile perché siamo così sicuri che sia celebrativo questo spray per due motivi motivo numero uno la lanterna è il simbolo appunto di questo evento che dura un mese, se non ricordo male, mentre, se andiamo più nello specifico, nei file di gioco il nome di questo oggetto è ar lantern e si pensa che ar stia per arabic. Quindi qualcosa di assolutamente associato. Tanta roba dovrebbe esserci senza problemi regalato eppure questo ce lo mettiamo nell'armadietto super collezionabile. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi. Si parla di matchmaking. Purtroppo nonostante le varie lamentele da parte della community di alcuni problemi grossi per quanto riguarda il eh, servizio di matchmaking dei giocatori, ancora ad oggi non è stata trovata una soluzione. Mi spiego, se voi avete un profilo appena creato il matchmaking funziona, ma non si capisce fino a quando. Mi spiego ancora, non avete kill, non, cioè non avete win, avete praticamente qualsiasi possibilità di essere matchati con chi non ha win, mentre ad un certo punto invece succede che si sballa tutto e per caso può capitare che anche se avete 30 win vi match in partite con gente che ne ha. 300 il che è ovviamente un fattore che va contro al progredire eh, nell'abilità di un player ed è assolutamente eh, Poco eh, divertente anche per quanto riguarda lo svolgimento del gameplay. Speriamo che Epic Games possa sistemare perché è eh, da tanto che c'è questo problema ed effettivamente va sistemato al più presto. E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi, ragazzi. Si parla di Icon Series. Ve ne avevo già eh, parlato ieri, ragazzi, ma la notizia sembra essere ufficiale nello shop di oggi. Io sto registrando questo video prima dell'uscita dello shop. Eh, ma quindi non ne sono sicuro ma arrivano delle informazioni interessanti sulla possibilità dell'uscita del nuovo ballo che si chiama Ellie questo ballo è un ballo che fa eh, un tizio cinese vi faccio vedere perché non so neanche come tradurvelo eccolo qua ragazzi è Crazy Boy questo simpatico eh, biondo ossigenatissimo ragazzo che come vedete nella sua lobby a un certo punto Entra un tizio e gli fa il balletto. Quindi in anteprima stiamo vedendo, ragazzi, ehm, il balletto fatto proprio in game. Deve essere proprio dedicato a lui. Continua a chiedermi il perché lui abbia un green screen e abbia un bordo sulla sua webcam. È una cosa veramente che non riesco a capire. Quindi molto probabilmente sarà disponibile oggi e sarà il secondo... Ehm, Oggetto, chiamiamolo così comunque, la seconda cosa dedicata alle Icon Series. Tanta, tanta roba. E prima di salutarci, ragazzi, volevo parlarvi dell'evento di Travis Scott o di Scott Travis, mai capito come si chiama? Perché è stato decriptato uno dei pacchi eh, che non avevamo ancora appunto eh, visto. E si nota un'icona gigante, quella di destra. Sappiamo che è relativo ad un nuovo concerto. Come vedete, se andiamo a vedere nella parte un po' più in bianco, voglio farvela vedere eh, un po' più in grande. Eccola qua. No, questo è il poster che troverete. Per Giorno per giorno, sparso nella mappa, l'evento di Travis potrebbe essere giusto giusto per il suo compleanno che cadrebbe a fine aprile. Ma l'immagine che volevo farvi vedere è questa, e come vedete, quella lì in basso, disegnata di bianco, non è altro che sabbie sudate. Quindi, probabilmente il Molo sarà il palco del prossimo concerto. Per il momento, ragazzi, le news io ve le ho dette, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Approfondiremo ovviamente l'evento di Travis. Non dimenticate di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e io sono proprio adesso in live su Twitch. Ciao!